Ciao a tutti, sono tornata con un nuovo video. Oggi a Torino il tempo è veramente brutto, è tutto nuvoloso. Ora che mi sono girata piove anche, fantastico. Ok, questo video ha un titolo un po' ambiguo. Cosa credevate la prima volta? No, non era come intendevate voi. Ma è un video tag. E questo video tag è molto carino. L'ho trovato davvero molto bello, perché ha delle domande davvero molto molto curiose. E quindi iniziamo subito a rispondere a queste domande. Ma prima di rispondere a queste domande, facciamo un bel balletto brutto. Mi sono appena rivista. Ok, lasciamo perdere il ballo perché non fa per me, ma ogni volta mi diverto tantissimo a fare questi brutti balletti. Ma bando alle ciance, iniziamo subito con le domande. Prima domanda: primo youtuber che hai iniziato a seguire? Sono stati gli Hkmet, li seguo da quando hanno iniziato a fare video, quando hanno iniziato a fare anche le parodie insieme sulle canzoni dei cantanti famosi, e davvero mi facevano divertire un sacco. Qual è stato il tuo primo animale domestico? Ho avuto due pesciolini rossi. Il più piccolo l'avevamo chiamato Roberta e il più grande l'avevamo chiamato Luciana, il nome di mia mamma. E una volta Luciana ha rotto la codina a Roberta e Roberta nuotava tutta storta, poverina, e dopo un po' è morta. La felice storia dei miei pesci. E poi ho avuto, dopo i pesciolini, ho avuto tre criceti russi, tutte e tre grigi. Il primo l'avevo chiamato Ghiotto, il secondo Pistilla e il terzo Tigro, perché da piccola guardavo Antaro, quindi ero fissata con i nomi dei criceti del cartone, insomma. Parli ancora con il tuo primo amore? Bisogna vedere cosa si intende per primo amore, perché io mi ero presa una cottarella all'asilo di un ragazzo biondino che poi ho rivisto anni dopo e ho detto: ah, era lui, era molto più carino da piccolo. Vabbè, sorvoliamo. Poi durante la mia adolescenza ho avuto altre cotte per altri ragazzi, però non sento nessuno di loro, proprio ho chiuso le porte. Qual è stata la prima bevanda alcolica? È stata la birra, perché mio padre è un amante della birra, quindi a tavola c'è quasi sempre. E mi ricordo che da piccola, tipo 8-9 anni, l'avevo assaggiata, quindi rispondo la birra. Poi ovviamente ora non mi fa impazzire la birra, però come prima bevanda alcolica è stata quella. Qual è stata la tua prima macchina? Io non ho ancora la patente, infatti non vedo l'ora di prenderla e presto mi iscriverò a scuola guida. E la macchina che mi piace di più è la 500. Le nuove 500 mi piacciono tanto. Poi ovviamente mi piacciono anche le Audi, se vogliamo andare sulle macchine un po' più costose. Qual è stato il tuo primo lavoro? L'estetista. Ho studiato per diventare estetista. Amo tantissimo questo mestiere e non vedo l'ora di diventare sempre più brava. Qual è stata la prima persona a cui hai scritto oggi? La prima persona a cui ho scritto stamattina è stata Luigi, perché gli ho scritto come sempre il buongiorno, non è una novità. Qual è stato il primo pensiero di questa mattina? Il primo pensiero di questa mattina è stato di trovare velocissimamente una bottiglia d'acqua, perché ho un mal di gola e volevo bere perché avevo tutta la gola secca. Chi è stata la tua prima insegnante a scuola? Allora, alle elementari mi ricordo benissimo di aver avuto un'insegnante che si chiamava Michela, che in quinta elementare, quindi alla fine del percorso, ci aveva scritto una dedica bellissima a tutti. E io mi ero messa a piangere, perché sono una persona molto sensibile, quindi ho la lacrima facile, quindi piango. Figuriamoci per queste cose sentimentali, veramente divento una fontana. Mi ricordo poi alle medie di non essere andata tanto d'accordo con un insegnante che di cognome faceva pizza, quindi potete immaginare voi, e insegnava matematica, ed io non sono mai stata brava in matematica, quindi già marcavo male. Alle superiori ho girato un bel po' di scuole, e qua sotto nell'info box vi metto il video della mia avventura scolastica, così potete capire di più di tutto il mio percorso, che è stato un po' lungo nelle scuole superiori varie che ho fatto. E quindi, però devo dire che con le mie insegnanti mi sono sempre trovata bene, a mio agio. Qual è stata la prima volta che hai preso l'aereo? Non ho mai preso l'aereo e l'idea di prenderlo mi spaventa parecchio,
Però so che almeno una volta nella vita dovrò prenderlo per fare un viaggio abbastanza lungo per andare all'estero. Quindi, quando prenderò l'aereo, farò magari un videovlog così voi potete vedere il mio grande spavento. Chi è stato il tuo primo migliore amico? Ci parli ancora? Sì, ci parlo ancora. È un ragazzo che ho conosciuto nella mia scuola di canto. La musica ci ha sempre legato, abbiamo sempre cantato insieme. È un ragazzo molto simpatico e devo dire che ci siamo sempre aiutati a vicenda. Quindi gli voglio un gran bene, lo saluto. Ciao Andrea, se stai vedendo questo video, ti saluto. Qual è stata la prima volta che sei andata a dormire a casa di qualcuno? Sono andata a dormire a casa di Paola, la mia migliore amica. Ed era la sera di Halloween, eravamo io, Paola e un'altra ragazza che si chiama Virginia, eravamo un trio inseparabile, il classico trio delle scuole medie, quelle tre ragazze che le vedi sempre insieme e credi che vadano d'amore e d'accordo, e poi però ci siamo, tra virgolette, sciolte e siamo rimaste solo io e Paola, quindi io e Paola forever. Ti mando un bacio, amore mio, tu che sei ancora in vacanza, beata te. Qual è stato il primo matrimonio a cui hai partecipato? Era un matrimonio di un collega di mio padre e la particolarità di questo matrimonio era che loro due, i fidanzati, che poi si sono sposati, avevano già un figlioletto piccolo e quindi il figlioletto l'avevano vestito uguale al padre ed è stata davvero una cosa adorabile, mi è piaciuta tantissimo. Qual è stato il primo concerto a cui sei andata? Sono andata ad un concerto di Francesco Renga. A me Francesco Renga non ha mai fatto impazzire, però la mia migliore amica aveva dei biglietti gratis, quindi sono andata insieme a lei anche per farle compagnia e abbiamo passato tutto il tempo del concerto a guardare i fan che erano nel pubblico, a vedere, guarda, quello ha i capelli rossi, quello sta masticando, poi è stato davvero il top. Uno a fianco a noi masticava il cicchesco di stile ruminante, me lo ricordo come fosse ieri, e quindi ci siamo divertite a guardare gli spettatori. Non ci siamo divertite a sentire Francesco Renga. Sì, lo so, vi sembreremo pazze ora. Qual è stato il tuo primo piercing? Questo qui al naso, il nostril. E ho sempre indossato il brillantino perché l'ho sempre trovato più fine rispetto all'anellino. Non so, mi piaceva questo punto luce che illuminasse un po' il viso. Una cosa che vorresti imparare se ne avessi le possibilità. Vorrei imparare tutte le tecniche possibili immaginabili di make-up. E sono già a buon punto, però tutte proprio no. Però veramente vorrei, ecco, vorrei avere una professionalità a 360 gradi riguardo il trucco e il make-up. Mi piacerebbe davvero tanto. Qual è stata la prima lezione che la vita ti ha dato? Ho imparato a credere in me stessa, a non buttarmi mai giù, a non mollare, a crederci in ciò che faccio. Perché se ci credi, sei già a buon punto, sei già a metà dell'obiettivo. Perché se ti poni un obiettivo, devi mettercela tutta, tutta. E quindi io sono una persona determinata dopo le esperienze che ho vissuto e sono sempre più convinta che se tu credi in ciò che fai, sei già a metà dell'opera. Quindi ho imparato questo dalla vita. E anche questo video tag è finito. Se vi è piaciuto il video, spolliciate e lasciatemi un pollicino in su oppure commentate qua sotto. Vediamo cosa ne pensate. Ciao!